siamo ragazzi. Prof. Oh ragazzi, ci siamo. Intanto vi do il benvenuto, sono Mighty Mars, siamo su Divinity Original Sin 2 e andiamo avanti dove avevamo lasciato la volta scorsa praticamente. Io pensavo di essere in un posto molto lontano da dove eravamo scappati da Forte Gioia, che di gioia non c'aveva nulla, e invece ho scoperto che siamo praticamente vicinissimi, perché Forte Gioia è per Forte Gioia è di qua e noi siamo qui. Io pensavo di essere molto più lontano, invece no, siamo vicini. Forte Gioia è qui, noi siamo finiti qua, perché abbiamo preso dai sotterranei, abbiamo trovato un ragazzino che ci ha detto venite in barca con me, scappiamo di qui, e detto andiamo, e ci siamo ritrovati qua. Io pensavo di essere lontanissimo, invece quel bambino maledetto ci ha fregato a tutti. Comunque l'importante è essere fuori. Poi qua è addirittura più pericoloso che a Forte Gioia, quindi non so alla fine quanto ci è convenuto. Mi sa che da me si stava a Forte Gioia, però andiamo avanti. Allora, praticamente qua di pericoloso ci sono questi qua, che sono gli urlatori, che io ho provato ad avvicinarmi. A parte che c'hanno una specie di scudo qua, che anche se sembra che dai punti vita sembra che non abbia scudi né fisici né magici, però c'ha questa bolla di protezione e praticamente lui ti lancia un fulmine e ti sciotta. Quindi al momento forse servirà una benedizione, servirà qualcosa, non ho capito bene. Qui ci sono un po' di cadaveri ma non mi avvicino, e abbiamo parlato, forse dobbiamo parlare, non mi ricordo se abbiamo già parlato con lui. No, forse no, però lui è lì di guardia, non si avvicina manco lui. Tarlene, Merlene, resta a distanza, straniero, amico o nemico? Ma secondo te io te lo dico che sono nemico, va bene? Ti scruta. Va bene, mi dici di non passare, io concordo. Infatti dice che lassù c'è un urlatore. Io dico, non ho mai sentito parlare degli urlatori, anche che gli urlatori non parlano, urlano. Vabbè, no, non c'è andare. Ah, dice che c'è degli amici, lasciami segnare sulla mappa. Vedi questo luogo? No, non lo sto vedendo. Si nascondono. Ok, va bene. Sto cercando questo Garrett, potrebbe essere là. Ok, allora praticamente noi dobbiamo unirci a questo gruppo. Io non so dov'è, perché lì sarà qui. No, qui non si può. Armeria di Baragus. Qui ci sono dei maiali, porcelloni, cercatore feriti, nascondiglio. Ma dove me le segnate allora? Scusino. A Gawain potrebbe essere qua. Alcova, allora qua? Ma è che devo ritornare a Forte Gioia? No, io non ci vorrei ritornare. E me l'ha segnato, però io non guardo molto la mappa, quindi non ho memoria delle bandiere. Allora, intanto ragazzi, ci ho scordato. La live è su Twitch, per chi poi la guarderà su YouTube, se la guarderà il giorno dopo. Quindi questa è la live delle 5:30, anche se oggi abbiamo cominciato un pochino prima, siamo su Twitch, e poi la live verrà postata il giorno dopo su YouTube. Poi su YouTube sì, inserirò anche qualche gameplay, magari per chi non ha magari tempo di stare a guardarsi le ore di live, giustamente. Allora, io intanto laggiù non ci vado, però qua c'è una rampicanto.
abbasso un pelino la musica, grazie, perché mi sembra un pelino... Allora, vediamo un po' se vi dà noia la musica, ditemelo. Allora, qua dobbiamo affrontare la Vesha, che era la Vesha, che praticamente era la Vesha che abbiamo trovato all'inizio sulla nave, che ha fatto, ha ammazzato tutti praticamente, ha affondato la nave, ha fatto un macello, e c'è niente di nascosto carino. No. Paludi della morte, beh, che bei nomi. Signorina. Allora io passo. Distruscio. Allora lui il problema è che siamo sempre tutti uniti e quando becca uno becca tutti. Io invece li vorrei mettere in disposizione un pochino più furba, un minimo. In modo tale che le arciere verranno stato troppo lontano, se no la becchi manco morto. Il cane lasciamo lì. Dove vai? Ah, ecco. Va bene. Beh, praticamente alla donna. È impazzito. Allora, praticamente lei è la donna che aveva fatto tutto quel casino sulla nave. Mio signore, tuo amato, ti ho obbedito. Qual è il mio peccato? Che sei vecchia, non te si può guardare. Va bene, sta pregando con non so chi, o sta parlando con non so chi, però ci vede. E quella che ci ha rubato la maschera. Fa tu, sei tu, non è vero! Puoi nascondere quel tesco quanto vuoi, ma io ti vedo. Vabbè, anche te non sai che sei tanto da meno, Vesha. Io sono in uno stadio un pochino più avanzato di decomposizione, vabbè. Va bene, tanto qui si, qualunque cosa si dice, si combatte. E sono il traditore. Bene, sì. Rendimi completa. Non ho accettato l'invito a cena, praticamente. Ok, almeno non ha preso tutte e due. Se arriviamo tutti attaccati, c'è quindi... la Madonna. Che palle, ma il nano è sempre bersagliato, lui. Oh. Esci, via. È sempre bersagliato il nano. 180 di magica. Un po' tantino. È un po' tantino, 180 di magica. No, brandinato no. Famo piove troppo lontano. Io dovrei fare un po' di fisica invece, perché se spero di levargli l'armatura magica ci stiamo un anno. Allora. Totem elementale. Niente due bagnato, però sempre di magica. Chi sta? Lui? Lui dovrebbe andare su. Ok, gli va sul fisico. Allora, con lei abbiamo scoperto due nuove magie. Catena del dolore. Applica catena del dolore per 3 turni. Marchi un bersaglio in modo tale che riceva tutti i danni che ti vengono inflitti. I danni inflitti in questo modo ignorano le resistenze che potrebbe avere il bersaglio, quindi è spettacolare. Infligge 30-33 danni fisici, infetta il bersaglio con una malattia che si propaga agli altri personaggi vicini. I personaggi malati infliggono danni ridotti e danno corruzione ridotta. Bellissimo anche questo, però te pareva a te che non ci arrivassi.
Dove sono? Così lontano? Beh sì. Allora bisogna unirsi. Almeno facciamo catena questo turno. Intanto lei siamo in due, mi mira perché ci becca tutte e due. E poi per il momento termino. Bravo. Guarda, 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 guarda. Ce l'ha col nano. C'è già morto il nano, non ci credo. Era così basso? Porca boia, ragazzi, non ci voleva. Gli posso menare, no? E guarda, è anche protetta la maledetta. Ti venga a menare allora. Allora. Vediamo un po'. Io faccio totem a manetta. E poi avanzo. A questo punto la meniamo direttamente. Conviene. Sta a lui. Ok, comunque stiamo facendo danno. Ottimo. Questo gli ha fatto male. E poi mi avvicino pure io. E subisce molti danni fisici. Scudo magico, ci sta. Ancora, ottimo. Guarda, 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 guarda come scappa. Si fa un po' troppe cose, per i miei gusti, perché... Purtroppo lui gli fa danno magico ancora. Grande che l'ha preso vuole. Sta a me, mi ha con un altro totem. E te pio. Buono, 24. Crepa di totem, gira che ti rigira questa. Chi è che c'ha zero di vita così? Ah, lui. Magari ti colpisce a te e non colpisce me. Allora, noi siamo messi tutti e tre bene. Quindi sciame di zanzare dovrebbe essere sul fisico. Sì. Purtroppo gli leva lo scudo magico. Vabbè, facciamogli questa. E pazzia. Non gli serve. Vai, grande. Guarda come scappetta. Vampirismo. Quindi si dovrebbe curare. Io purtroppo gli faccio questi danni qua, ma c'è sempre...
parte d'armatura. Quanto è rimasto? Uno, sempre uno, oh, non si scappa, vai, colpo di grazia. Bello. Ok. Quindi c'è morto un nano per niente, qua alla fine. Mettiamoli in ordine. Allora. Sento lei. Venga a noi. Allora, 26, 19 e quanto c'è di vita? 23. Appena troviamo un lettino. Questa non c'era niente, la signorina. Bella roba. Allora, la runa. La runa non ho capito se basta averla nello zaino, nell'inventario. Dall'immenso potere, oppure si può unire alle armi, potrebbe anche darsi. Bacchetta 9-10 che lo potrebbe usare anche l'evocatore, però siccome c'è una bella spada e non gliela mettere, questo ci serve, che è nostro. 12 di fisica e 3 di magica più 1 di furtività. 11 di, è bello questo, 11 di armatura magica più uomo d'arme. Freddo rigenerante, rigenera l'armatura magica a tutti gli alleati attorno al lanciore, al lanciatore. Ripristina, ma perché il lanciore? Ripristina 10 di armatura magica per turno, uno slot per 3 turni. Beh, ottimo. È idrosofista, quindi regola io. Via 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 via. Questo si via. E via anche le teste. Ci famo un bel brodino con le teste. A zuppetta di teste. Allora qua c'è altro. Venga, venga. Tipo canetto. Allora, questo è buono per l'arciere. Infligge 14-16 danni fisici più 4-5 da veleno. Paralizza il bersaglio selezionato. Paralizza il 100% per un turno. Richiede livello 1 di cacciatore. Questo è ottimo. Poi. Questo, altre cose non mi sembra. Qui è una specie di, sembra quasi uno sfignettino. No, in realtà non è. Allora, noi ci si dovrebbe riposare un attimino, e questa non è una buona zona per riposarsi. Fiale ne ho pochissime, non le vorrei usare, però mi tocca, mi sa. Abbiamo preso tutto. E c'è il cane. Giusto. Lui che parla con gli animali. Il padrone mi sa che non si è un po' addormentato. Cosa è successo al tuo padrone? Non si capisce molto bene. Provi pietà per la bestia e ammetti che certo potrebbe svegliarsi. È morto. Di ripensa, cerca di dire che il suo padrone probabilmente se la caverà. È morto! Mai. E mai.
Her nostrils start to twitch. She lifts her head and takes a long drag of the air around her. Sei rigomante tu? Sì. Ah, mi vuole attaccare. Inginocchiati e dille che ti dispiace per quello che è successo al suo padrone e non sei qui per ferire nessun altro. Come se stessi per attaccarle e dirle di calmarsi. Vabbè, con intelligenza proviamo. Oh, persuaso. Oddio santo. Allunga la mano per accarezzare la testa del cane. Va bene, so. Va bene, stia lì, eh. Quindi questo è Forte Gioie, pensa di essere molto più. Che è cascata la telecamera. Pensa di essere molto più vicino, invece siamo. Cioè, pensa di essere molto più lontano. Perché siamo andati via in barca. Noi ci siamo vicinissimi. Zeleskar. The hooded man exudes a restrained menace that more matches your own. As he raises his head, the hood falls back, revealing the gleaming bone visage of an undead. Una della mia stessa specie. Quindi non è morto. Come scheletro. Dice se mi vergogno. Ma sì, vabbè, posso essere orgoglioso, non è così facile di questi tempi. Mi si la ride. Sei fortunato a resistere un giorno. Posso aiutarti se hai moneta. Beh, capito, la moneta qua. Pensavo che mi dassi te la moneta. Pensa te. Sembrano intriganti. Chiedi cosa ha da vedere. Ma non c'è una lira. Questi mi piacciono, me li puoi dare? Vabbè. Ma questi mi servirebbero 1296. Ma sei scemo? Ma tutte e quattro, ma è tanto lo stesso. Spada corta. Spada questa ce l'avevo anche, l'ho venduta. Questa è bella, ma ha due mani. 13-16 danno d'aria, bastone nano. Questo è bello. Questo mi piacerebbe, ma. Quanto vuole? 400, ma neanche tantissimo. Cioè, voglio dire, questa 432 e 4 pergamene 1296, mi sembra un po' esagerato. Comandante delle maree, 15-18. C'è stata anche la guerra nel 15-18. Più uno di intelligenza, fornisce sutura arcana e bastone magico. Beh, questo è molto molto meglio e costa 1364, ragazzi. Mannaggia, avevo 1000, l'ho spesi. Se lo sapevo. Pugnale nano magico, bello questo. Anche se non lo uso. Ah, la prima cintura che vedo, 10 di armatura fisica più 1 di furto. Questa mi servirebbe a me che c'ho. No, in realtà non in furto, c'ho in scassinamento, però potrebbe andare. Artiglio, questa mi piace un botto, ragazzi, ma non c'ho più soldi, non c'ho niente, perché mi sono preso un paio di magie da imparare. Allora vediamo se loro ci hanno. Va bene, prendi, poi chiacchiereremo più avanti. Allora vediamo se posso fare qualche modifica. Io c'ho pelle di serpente, 8 di fisica e 6 di magica, più uno dei briganti che non ci vuole niente. Guanti da arrampicata, 9 di fisica e 7 di magica, 10 resistenza all'acqua più 10 di base. Questi sono molto carini, questi sono normalissimi. 6 di magica più 1 di geomante e 2 di fisica più 8 di magica.
e più questo l'ho comprato, 2 di fisica e 5 di magica, più idrosofista e più 9-10 bastone d'aria semplice. Però abbiamo questa armatura di magica più uomo d'arme, questo è il suo, quindi questa si mette. Poi altre cose, qui c'è un botto di roba, ma è tutta roba che non serve a niente, cioè. Allora, spada magister, questa si può vendere benissimo. Ok, questi sono i soldi che abbiamo. 3. Manco le caramelle ci compri. Poi questo ci servirà. Pacchetta magica 9-10, si potrebbe dare all'evocatore, però preferisco sinceramente la spada che ha, quindi questo si può vendere. Poi si vale a scagli legati, 13 di fisica e 12 di fisica e 3 di magica, più 1 di furtività, che a lui andrebbe benissimo. Aia, gli manca la forza. Allora, io glielo posso anche mettere un punto di forza. Poi questo ci serve sicuramente. Questo c'è da vedere se è meglio o peggio. E... freddo rigenerante, rigenera armatura magica a tutti gli alleati attorno al lanciatore. 10 di armatura magica per 3 turni, quindi questo lo dovrei fare io. Anche se ho già corazza di ghiaccio. Questa applica solo uno scudo magico, 30 di armatura magica per 3 turni. Questo ripristina 10 di armatura magica per 3 turni. Però lui, già avendo questo, andrebbe dato un altro, perché sennò lui ce n'ha 2 simili. Però a un altro c'è da vedere se c'è i punti. Lui idrosofista, non ce l'ho neanche 2 punti io, dir la verità. Ma questa è bella, perché 14-15 di fisico, mazza nanica magica grande, e fa applica paralizzato per un turno, probabilità di successo 20%. È bellina, però essendo a 2 mani non c'è nessuno che la usa, però mi dispiace venderla. La runa, io non ho capito le rune come funzionano, ma lo scopriremo. E altre cose mi sembra di non vederle. Mutande, queste me le porto come trofeo. Allora, delle nostre avventure, le mutande, 11 di armatura magica più, ma glielo metterei a lui. Poi lui ha il mascaglio magico, 7 di fisico e 2 di magica, più a evocatore, quindi va bene per lui. 8 fisica, 2 di magica, più 5 di resistenza al fuoco, 5 di resistenza a terra, 4 PS e riflette 10% di danni da mischia, quindi molto carina. 2 di fisica, 7 di magica, più 2 di critico, 2 di magica, più fornisce abilità a ristoratore. E 4 di fisica e 3 di magica. Poi c'è questo scudo che è molto molto carino, 36 di fisica e più 25 di magica, più 1 di costituzione e 10 resistenza all'acqua. E questa è spada splendida che mi piace un botto, 11-12 fisico più 2-3 di veleno, e applica avvelenato per un turno, probabilità di successo del 20%. Oddio, 20% è popolino, però vabbè, mi garba anche come arma, come stile. Quindi lui mi sembra che una furtività, lui gli serve 11 di forza, c'è un punto solo e lo mettiamo. Il problema è che non ha più punti. Ma fa schifo, perché c'ha pantaloni del mago, c'è un po' di roba varia. Non è che sia proprio il massimo.
Mo questo qui è un pochino meglio, 2, 5, no, 7, 2, ma in realtà neanche. Però lui c'ha evocatore, quindi glielo lascio. Questo scudo è peggio, quindi si vende. Questo si vende anche se mi piace, questo si vende. Lui non ha niente come elmo. Figo. C'è un lupo con le corna in bocca che fa pandan con la barba. Mi piace. E questo non ce l'ha nessuno però. Questo decideremo a chi metterlo. Perché? Io c'ho Geomante. E uno di idrosofista. C'ho 5 punti addirittura. Quindi non li ho mai messi i punti qua. Bene. Attacchi fisici io non li faccio, quindi sti stivali qui andrebbero a qualcun altro fondamentalmente. Però io siccome c'ho già questo, evocatore 2. Io finché non me le chiede non li aumento, ragazzi, in modo tale che quando trovo qualcosa li aumento sul momento. Qui c'è idrosofista 1 e chi è che glielo dà? Ah, l'elmo che gli ho messo adesso. E poi c'è pirocineta 1 e cacciatore giustamente 2. Quindi a lui bisognerebbe aumentare più che altro cacciatore. Però siccome lui viene bersagliato spesso, non gli farebbe male imparare questo. Gli farebbe affatto male. Lei c'ha Brigante 2. Che è che gli dà Brigante? Necromante 1. Uomo d'arme, quindi da solo ce l'ha. Idrosofista 1, c'ha tutti, necromante 2, uomo d'arme 1. Uomo d'arme. Però uomo d'arme aumenta la quantità di danni fisici inflitti. Però riguarda anche, non riguarda le frecce, secondo me l'arco, riguarda solamente le spade. Due gli attacchi fisici, bisogna vedere se attacchi fisici intende anche l'attacco con l'arco. Da una posizione sopraelevata. Quindi se sei allo stesso livello non te lo dà nemmeno. Io farei così però a questo punto lo cambierei, lo darei a lei, così va a 2 e glielo insegno a lei, anche se lei c'è già un bel po' di roba, ragazzi, perché il problema è che ognuno è specializzato nel suo, ok, però io non posso dare, cioè per esempio lui. O fai un personaggio curatore che cura solamente gli altri. E si potrebbe pure fare, perché poi lui come magia d'attacco non è che ci abbia chissà che, eh. In effetti. Però a me come il curatore non è che mi piace tanto. O si fa lui curatore, o si fa un personaggio unico curatore, tipo lui evocatore, ok. Oppure si fa un po' misto, nel senso che ognuno ha la sua abilità principale e poi anche abilità secondarie per auto provvedere a quello che capita. Nel senso, se io mi devo aumentare lo scudo, me lo aumento. Se mi devo autocurare, mi curo. E sono più autonomi. Il problema è che, per esempio, lei c'è già un botto di roba. Io posso fare due cose per turno. Quindi. Cioè,
ad esempio faccio le catene, faccio questo, anche se poi hanno il tempo di ricarica. Beh, senti, io lo insegno a lei, eh. Se non è già full lei, però, che non ho guardato, lei è già full, vedi? Quindi ora, pioggia di sangue, si può rinunciare perché non è un granché. Però lei è già full, quindi ho fatto una cavolata. Si può rinunciare a, volendo questo, e mettere questa, però vedete che non, già devo rinunciare a due abilità, non è che sia proprio il massimo. Poi altre, no, 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 non tu, non tu, facci te che sei l'amicone suo. Sta cercando di appesantire il tuo zaino. Allora, chi è che c'ha, la roba da vendere? Io c'ho tutto. Ah, giusto, lui c'ha anche questa da imparare. Bestia, questo è il tuo senza storia. Bravo. Ok. Altre cose da vendere? La miseria proprio. Quattro aggeggi. Ho notato, ragazzi, che è sempre meglio vendere con uno solo, perché se io vendo con lui e prendo per esempio più 5 di, fiducia e poi vado a vendere magari con lui, ti parte da zero. Io pensavo che fosse di gruppo, nel senso più 5 a tutti. E no. Allora, le mutande non te le do perché sono preziose. La bacchettina. 5, ma comunque c'è una valutazione degli oggetti in vendita che è ridicolo. Cioè, ragazzi, 130, se queste robe qui le compro spendo più di 1000. Ma stiamo scherzando? Ma stiamo scherzando? Gambe, teste, no? Perché poi qualcosa un giorno ci farò. Poi ci sono affezionato. E che ti devo dire? 162. Ora voglio vedere a comprarle. Comunque, questo andrebbe modificato. Visto che sullo Steam Workshop c'è la mod per prendersi più oro. Io quasi quasi, ragazzi, la prossima volta lo faccio, perché è veramente una roba indecente. 162. Mo, se io li volessi ricomprare, quanto costa? Qua 432 solo questo. 308, 211, 230. È un millino. 4, 4, 7, 9, 1000, no, 1200, 1200. E noi ce l'ha venduto per 3 banane. Sto ladro. No, il confronto vale più la coppa vuota in paragone, cioè esagerato così. Allora, se avessi i tuoi occhi ora sarebbero luminosi come il fuoco, ma con quello che hai guadagnato, hai per caso artefatti degli antichi? Oh, yes, that I do. Some older than even this isle upon which we stand. Cioè, Trinkets, antichi, umani, reliquie, nani fossilizzati. ancient relics of fossilized dwarves. Ti ho messo un po' in crisi. Ti aspetti che mi porti in giro il bastone di Mazzos? Avvicinati, speravi in qualcosa di un po' più eterno. Ma di che minchia stanno parlando? Che non capisco. Mi piacerebbe sapere con chi stai parlando. Brontola, carico di frustrazione ricorrente, portare merci senza valori non avendo clienti. Chiedi come sia sopravvissuto fuori senza mascherarsi, lo vuoi chiedere? Questa ridacchia. Per quelli con volontà abbastanza forte c'è sempre un buono. Questa è per i fondelli.
Vabbè, speriamo in qualcosa di più eterno, voglio vedere dove vanno. Mi fissa a stringere il martello attorno a sé. Nemmeno io guardo su di che stiamo a parlare. Riesci. Allora, qua il ponte levatoio è alzato. Mi sembra che di là c'è un meccanismo per abbassarlo, però non è il momento di entrare. Di qua io... qui c'è una macchia di sangue che non promette bene. Allora, noi dobbiamo trovare questo Gawain, però io sinceramente di ritornare a Forte Gioia non c'ho nessunissima voglia, quindi Gawain, caro mio, aspetterai. E poi bisogna trovare l'alcova di cui parlava la signora vicino alla baracca qua, di era lei qui vicino alla baracca perché c'è l'urlatore, nascondiglio. Qui non è, qui non è perché c'è il santuario, qui ci sono i maiali, l'alcova, c'è da vedere a cosa si riferisce, il resto della caverna. Beh, io vado a istinto, tanto qua dovunque vai c'è sempre casino. Con calma, non ci buttiamo proprio a capofitto, qua ci sono dei morti. Attenzione ragazzi, nano come messo, mezza vita. Qui c'è nessuno? Mi sale trappolone, Geomante in decomposizione. Ah, qui c'è un altro. Spadaccino in decomposizione. Tutta gente carina e coccolosa. Qui c'è un'altra strada. Qui sta più a fuoco tutto. Se noi andiamo di qua ce ne freghiamo. Se te non ti preoccupare dei cadaveri. Li abbiamo già rubato, ma no, ma che brutto. Lo scopo principale del gioco è rubare, è anche l'attività più... Ah, qui è la barca con cui siamo arrivati qua, con il ragazzino. Quindi qui è l'inizio praticamente. Qui ci sono i bulbi esplosivi. Qua mi sa che abbiamo già preso. Allora proviamo ad affrontare questi. Proprio lì la morte. C'è il nano che c'ha una mezza vita, che mi preoccupa un po', però me ne manco le pozze. Allora ragazzi, come al solito, noi stiamo tutti vicini, sennò con un colpo... Dove vai te? Stai fermo. Perché prendi iniziativa? Allora, te mettiti qua. Il nano, che tanto ti bersagliano tutti, mettiti qui. E te ti metti in profondità che sei evocatore. E io vado avanti. Ordini di Daldis. Il senso del fuoco. Allora, leggi. Dalla scrivania di sua signora Daldis, braccio destro del vescovo Alexander, figlio del divino. Non ci saranno più scuse. Come mai non è ancora sconfitto questa ribellione? Per il tuo bene faresti meglio a trovare e a sbarazzarti dei rimasugli di questi cercatori prima di fare la stessa fine di Atusa. Le armi del re e della sorgente non ci serviranno se la troveranno per primi cercatori.
sembra un po' come un giorno. Per fortuna, alcuni di voi si dimostrano ancora utili. Armes ha riferito dei i movimenti dei cercatori a sud, a est del ponte che esce da Forte Gioia. Infilzali, affettali, bruciali, non mi interessa, assicurati che spariscano. Bellissima sta cosa che muovi il foglio col mouse, mi piace un botto. Però, ecco. Mr. Green, capito? Ah, potevi scrivere qua, no? Che mi hai fatto girare il foglio per nulla. Sporrecone. Allora, così siamo abbastanza distanti. Vabbè, non ne vedo uno. Che è scappato? Dov'è la signorina? Ah, e se nel fogliame non ti si vede? Stia. E magari non ti vede manco questo qua. Allora, mi sa che siamo troppo indietro, però così. Però sul ponte siamo più stretti. Io non voglio che con colpo ci chiappa a tutti, perché sofferenti. Così siamo già troppo stretti. Ma se io mi divento un gatto e balzo qua? Cucù! Sì, ma ritrasformati però. Va bene. Maestro sarà soddisfatto. Maestro, il prigioniero magister sicuramente intende Baracus Rex. Dille che è morto. Di allo scaletro che non sta in cerca di guai. Sì, sono un viaggiatore, certo. Lei ti dirà. Puoi passare tranquillo. Mi ride, vabbè. No, su quest'isola noi abbiamo prigionieri di Baracus Rex. Giocattoli piegati al suo volere. Basta che non sia piegato a 90. Vittime della sua scellerata sperimentazione. I giullari in rosso cercano i suoi giocattoli, ma i lattanti non contano nulla per noi. Purtroppo il nostro regio padrone è morto e ci ha lasciato marcire. Ora ci è promesso un futuro. Margatto? È spedito il gatto. Un futuro dal nuovo maestro. Un maestro che serviamo per scelta, non forzatamente. Spiega ai magisti che allora stiamo dalla stessa parte. Spiega che se stanno uccidendo i magisti allora siamo dalla stessa parte. Cerchiamo l'eletto. A letto. Va bene, insomma questo lo combatto a tutti i costi. Io però dove sono finito? Oh, e questo? Bastardone. Guarda che diventa invisibile. Ma mi sa che qui non ce la mandano tanto per ridere qua. Ah, era solo magico. Ok, sprecato. Bene, perfetto. Fa piacere. Allora, ma se io mi teletrasporto da gatto qua, poi per tornare umano, se non l'ho ben capita questa. Allora, 75, questo qui dovrebbe andare giù abbastanza facile, 59, almeno per lo scudo magico, e c'è quello invisibile che può essere dannoso. Allora, se io faccio grandina, se io faccio pioggia... Tiè. E basta. Questa mi sa che è meno forte però, 32, sti cazzi. Allora, totem. E qui non lo fa. Allora lo faccio qui. Però c'è un botto di... Buono. Sei solo però,
l'armatura. Che fa? E ci via tutte e due. No, ci ha rallentato. Allora, sta all'evocatrice, alla necromante sta. 10 di armatura magica per 3 turni. Lei non ce l'ha più perché ci abbiamo solamente 21 poi. E poi... non ci arriva, merda. Però è fisico anche questo. Non ci arrivo. Purtroppo è fisico, ragazzi. Ah, basta. Mi sono appecorato. Sono un po' stronzetti questi, eh. Vediamo un po'. Se io faccio il teletrasporto su di lei, non ci arrivo. E la porto giù, niente. Allora, lui quanto ha? No. 50. Ok, colpisce un po' uno, colpisce un po' l'altro. Invece vorrei focussarne uno solo. Ok, lui perde tempo con questo, va benissimo. Sono paralizzato pure. Vedi, io levo sempre un po' e un po', e invece vorrei levare solamente o quella fisica o quella magica, e non posso far altro. Un po' sprecarla così. Che fa? Si organizza questa, questa fa. Magari il veleno sarebbe buono per me. Allora, lui non ha più l'armatura fisica. Questo mi dà salute. Chi ha poco salute è il nano. E questa è 15 di fisica e 6 di magica. Il nano... Allora, io farei questa, che se no ci muore. E poi... Questa fornisce 28 di armatura fisica, che la potrei mettere a lui. Se però... Un bersaglio non valido. Perché? Portato a 13 metri. Incrementa pure i danni. 6 metri. Se la portate 15, perché non riesco? Non capisco questo, perché non me lo dà. Ma un'evocazione? No. Non capisco come funziona questo. Vabbè, devo dare una mano a lui, mi devo esporre un po'. No, ecco, no.
Allora, con lui faccio la catena. Qui se mi colpisce si fa danno anche lui. E poi... faccio incoraggiamento che ci dà un po' di vita a tutti. E poi repuppo un po' di vita. Vai, ora ti fai danno pure te. Ah no, mi colpisci più, maledetto. Ti pietrifico. Ah, non ha funzionato. Male. Che c'aveva lo scudo magico ancora. Allora, che sta lui? Che fa? Scivolato? Ma perché c'è il ghiaccio? Non ci credo, ma veramente? Non l'avevo mai visto sta cosa. Temeno. Però non c'è più né scudo, no, scudo fisico un pochino ce l'ha. Ok, protetto da armatura magica, ottimo. Ok, lui mi ha sparato veleno così mi cura. Ha preso il ghiaccio, sì. Ok, cominciamo a fargli danno. Chi sta? A lei. A lui possiamo addormentare. E poi io farei anche una botticella a lui, perché se lo colpiamo di nuovo si sveglia. 5, mamma mia. Niente. 23 l'ho preso io, spero. Allora, io questo lo farei a lui. Mi piacerebbe paralizzare lui. Però... rimane vivo adesso. Critico grande. E uno è andato. Ma lui si alza, ci mena. Poi dovrei essere full vita. No, si è alzata e basta, ha perso due turni praticamente. Non ho capito se è perché è scivolato. Ah no, l'ho preso pure io. Ah no, no, si è ferito solo lui. Critico 24. Ah, tirano a me il veleno. Ma quante... Oh! Quante cavolo di volte lo tiro al veleno? Sembra leggermente troppino, eh. Allora. Ottimo. E che se ognuno ha le cure sue al momento giusto si cura. Se invece cura uno solo deve poi aspettare il suo turno per curare tutti e magari non ce la fa. Una parolette la faccio. Allora, lei sta messa abbastanza bene. Deve avanzare, è rallentata. Non ci arriva. 10 di armatura magica per 3 turni. Io armatura magica ce l'ho. Lui... che è che non ha armatura magica? L'evocatore. Vai. Qui stiamo combattendo abbastanza bene, eh. Ci arrivi? No. Allora, qui bisogna andare avanti. Oppure ammazziamo prima lui, vai. Eh?
Ovviamente questa perde tempo, si fortifica, mo scende pure. Non è che ci guadagni molto a scendere, secondo me. E posso fare pioggia e grandinata. Vediamo se non la congelerò. Però dopo tocca. No, ok, tocca sempre a noi. Dopo. Lui lo potevo congelare. Morto? Ottimo. Dai, dai, che ci crepa pure questa. Sta a me e poi sta a lei. Allora, posso recuperare un po' di vita, io posso fare contagio, che sicuramente è il meglio. Bloccato dall'armatura fisica. Vabbè, contagio è sul fisico. Io non penso ci ammazzi adesso, però. E va. Dai, ma che. Aio! Paralizzato! È andata su, scende giù, ma che fa? Riparazione. Cioè questa era qua, è andata su, ha fatto le magie, è scesa giù, ne era fatta un'altra, poi cappuccino al bar, ce lo pigliamo. Io sono paralizzato, non mi posso muovere. Io mi posso solo difendere in mente, mi sa. Ci arrivo? Forse. Sì. Termina, siamo anche in una brutta posizione. Ottimo. Allora, lui com'è messo? Salute? No, c'è a metà salute. Posso spostarmi, sposto. Tempo fa niente. Bravo. No, non si può neanche muovere. Che faccio? Niente, perché questa non ci arriva. Termino. E risale. Basta, abbiamo finito? Dai che la pigli, dai che la pigli. Non lo sbagliare, eh. Grande la paralizzata. Ok, finito. Breve ma intenso. Non lo prende. Io mo vengo su perché mi ha rotto le balle. Ok. Benissimo. Io te ne faccio. Allora, io ti faccio questa qua. No. Totem nemmeno. E allora avanzo, che pare anche sul veleno oltretutto. E non fa niente, non ci arriva. 10 di armatura magica. Allora,
Allora, 10 di armatura magica, però lo potrei mettere all'evocatore. E se non sbaglio è solamente quella fisica. Ammessa. Che ha fatto? Ho sbagliato? Cosa gli ho messo? Pazzia? No, mi sa che ho sbagliato qualcosina. Ma io ho messo questo. No. Mistero, non so cosa gli ho messo. Ok, bellissima sta abilità, quindi mi piace un botto. Brava furba, brava cretina. Oh. Era proprio l'unica che non dovevi chiappare. Fate, oh, non morite, eh. Morite adesso. Venite, venite, venite. Venite qui, non andate via, all'contrario. Allora. Bastone enanico. 10-12 fuoco carino. E poi. Ma ragazzi. Siccome vi vedo un po' in difficoltà su queste questioni. Oh, leviamo un po'. Niente, questo non c'è un po' rubicchiato. Niente di che. Le viscere me le rubo per principio. Sei di fisica, 10 resistenza alla terra e 10 resistenza al veleno. Io lo metterei al nano perché lo bersagliano in continuazione, non so come mai. Si vede che gli dà fastidio. Poi il bastone nanico quasi quasi me lo metterei a me perché ho 9-10 e questo è 10-12 di fuoco. E non ha altre proprietà perché comunque non. Quindi mi metterei un bastone nanico e a lei gli metterei il mio perché c'ha 6-8 acqua che fa abbastanza schifo. 9-10 di aria. Non è che c'avevamo bastoni granché buoni in realtà, eh. Ok, che cos'è sto simbolino? Ok, allora questo qui l'abbiamo fatto. Io l'avevo visto quando ero sceso qua sul questo questa gente qua, l'avevo vista appena ero sceso, non l'ho fatta perché mi sembrava un po' tosterella. Secondo me ho fatto bene. Non era proprio easy. Neanche adesso non era difficile perché avevamo un bel po' di armatura, ma appena eravamo scesi e eravamo messi ancora molto peggio. Boccale dei vin. Aspetti sconosciuti, ti imbraccherai. Allora, io però adesso qua non c'è niente, qui il discorso dei magliari l'abbiamo già fatto. Quindi che luogo è, scusate, questo? Andiamo qua.
sperando che non passino da zone. Poco consigliabili. Qui c'è altra gente pericolosa. Non so chi sono. Che è successo? Gli urlatori, che è successo? No! No! Merda, no, no, dove siete? Andate via! No, via, 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 via. Andate via! Vabbè, ragazzi. Ma guarda che cacata. E adesso? Adesso sono tutti morti. Vediamo se c'è un salvamento. No, merda. Il problema è che se li evoco li shotta nuovamente. Via! Vai a fare in culo. Ci dice proprio bene. Ragazzi, sono rimasto da solo, allora cosa facciamo? Tiè, crepo anch'io, vaffanculo. Arrivederci. Ragazzi, cosa devo fare? C'è da rifare ogni cosa. Che palle. Tanto se anche se li evocavo di nuovo, li shottava. Quindi inutile, io non avevo visto che c'era quello nel mezzo. Ah, c'è da rifare la vecchia. Perché ci dà l'elmo. Inviteremo al secondo combattimento perché magari lo farò off camera. Però la vecchia va fatta perché ci dà della roba abbastanza importante. Vabbè, tanto facciamo presto. Bisogna ricordarsi di salvare spesso. No, qui non è andata vecchia però, eh. Ah, di qua. Va bene, qui si riparla con Marlene. Va bene. Era di qua. Allora, come al solito, separati. Mettiti qua, te buttati di qua, te buttati qui e te buttati qua, così se le fa il giro. Vai, qui si incavola e si va su, rapidi, veloci, bravo, fai la palla di fuoco. E li saliamo uniti, ci chiappava tutti e tre, bara 4. Fate una carica. Thank you.
niente, si fa nulla. Allora, totem elettrificato. E questo glielo fai qua, prenderà un po' di danni. E poi io gli faccio... fisici, tanto va sul fisico questo. Malato, perfetto. E questo invece va sulla magica. Poi la faccio cuore. Scorso della malattia. Nella tosta. Guarda come scappetta. Dove? La bagasciona. Vieni, vieni! Se con questo gli faccio più male. A lui, allora, siccome sta focussando me per due turni, 15 di salute più 6 di magica, non ci arrivo, non ci arrivo, perfetto. Vediamo un po'. Ah, giusto, cazzo. Non glielo posso fare perché va di veleno, che coglione. Ah, lui sta lì, ottimo. Bella sta cosa della catena, mica bombotto. Sì, fai 27.000 abilità in un turno, vai tranquillo. Senza problemi proprio. Che è? Bersaglio non visibile. Armatura magica. Dai, ma è lì, come fa a non essere visibile? Qui colpisco tutti. Ripristina salute. Il nano ci sta per lasciare. Generato. Io questo non ho capito come il diavolo funziona. Non lo capirò mai. Allora sta a me.
Dai, ma è lì, come fa a non essere visibile? Cioè, gli ho fatto un favore a trasportarla lì. E qua, come fai a non vederla? Qui. Ma tanto fa questo nano. Finiamo? Devo rompere le balle? Con 4. La facciamo un danno fisico? No, troppo facile. Facciamo un danno fisico? No. Oh. Allora io uscirei dalle fiamme, così tanto che... Buttati in acqua. C'è un po' di vela da qualche parte. Allora... Ernano che c'ha un pochino più di fortuna. Ma il loot è identico. Stranamente, perché solitamente il loot lo dà sempre diverso. Si vede che sui personaggi importanti è sempre quello. Cambia sui personaggi secondari il loot. Allora qua c'era qualcosa da scavare. Allora, caro bestia, te, riviatelo. Ah, ok, allora, intanto te ti metti questo. Ok, poi, bacchetta non mi interessa. 3-12 mi potrebbe interessare. Più uno di conoscenza. Conoscenza in che senso? Arguzia, dove la mette la conoscenza? Per imparare più... Geomante. Sa che la conoscenza serve... Ah, permette di identificare nemici ed oggetti. Aumentando il valore di questa abilità, l'identificazione sarà più rapida. Più rapida. Per identificare un oggetto utilizza la lente di ingrandimento. Ah. Ho capito. Quindi sì, è utile. Però diciamo fino a un certo punto. Allora te mi impari questo. Che è il tuo preciso. E poi uomo d'arme io lo metterei su di lui, anche se non credo che serva per la balestra, ma nel dubbio mettiamo su di lui. Uno di conoscenza. Poi alla fine gira e gira sono il più debole, come magie. Conoscenza. Però la mettiamo a lui. Poi 12 di fisica e 3 di magica. Potenziamo lui, dai. Io cos'ho? Io non ho niente, vabbè, chi se ne frega. Da questo lo vendiamo, non mi interessa.
Rigenerazione freddo, discorso che si era fatto prima con due punti di idrosofista. Lei, l'avevamo messa lei, però lei c'è già un botto di roba. Lui tutti i turni comunque deve fare un totem, più c'ho già questi due. Io c'ho già questo che è simile. E bestia deve sparare. Lui immagine deve fare poche. Poche, meno possibile. È l'unica che gli manca a lei, però poi gli devo levare una roba utile. Quindi lo farò io e. Poi mi manca un punto idrosofista, che ce lo possiamo anche mettere, se ne frega. Anche se chi è che mi dava idrosofista? L'elmo? Sì, no, l'elmo mi tengo il mio. Allora usiamolo. Là. E me lo imparo io. Non vorrei che se lo faccio dalla zona di bestia poi non me lo impara bestia, non rischio. Ok. E so anch'io sono pieno, però io il gatto. Non ci vedo tutta sta grande abilità. A parte che posso far tutti. Ok. Quindi me l'ha messo, me l'ha aggiunto. No. Il gatto non l'ho capito molto bene. E adesso con questo posso cambiare forma volendo, perché se noi andiamo qua. Vedete, posso trasformarmi in lucertola. Me lo posso mettere anche qui. Forma elfica. Nano. E umano. Anche se io non ho capito bene. Poi ritorno nella forma originale. Però non ho capito bene a che serve. Forse per parlare con le persone. Sicuramente boh. Allora intanto salviamo prima che succeda qualcosa di strano. Sì. Che delle volte fa i salvataggi giusti, delle volte sta un periodo medio lungo senza salva niente, magari non ci pensi. Qui però noi potremmo entrare qua, e qui era il punto, però qui è un punto pericoloso, qui si ritorna a forte gioia praticamente, però qua è un punto pericoloso perché c'è un botto di gente, c'è un botto di gente e c'è un cane così all'acqua. Quindi qui c'è spadaccino in decomposizione, ci sono altri scheletri che non avevamo visto, c'è un nano scheletrico. Dove siamo noi? Ok, siamo qua. Allora, questo l'abbiamo lootato, questo l'abbiamo lootato, ok. Ho lo scudo, giusto. Questi non li avevamo affrontati però. Io ho pochissima vita ma non ho il veleno. E non mi sembra ci siano chiazze di veleno da qualche parte. Vediamo se posso fare una pozza, qualcosa. Vediamo col fungo. Allora, il fungo verrà. Il veleno. Vediamo un po'. Yes. Ok, ogni fungo c'ha la sua. Vabbè, oh, io li uso,
porcino. Destrezza minore. Questo più uno di intelligenza e cura 10%. È circolativo grande. Con la zucca. Pozione non voglia. Col famigliaro. Vabbè, dovrebbe essere logico, però. Niente. Questo. Niente. La testa. Una spremuta di testa. Niente. Quindi qui a regola solo erbe. Erbe medici. Mutande. Niente, le mutande. Una spremutina di mutande sudice non era malvagia come idea. Sussurri. Mana. E poi basta, finiti. La boccetta di veleno la posso bere direttamente. Ah, era bestia che faceva le ricette. Penso che ci sia anche l'abilità per fare le ricette un pochino meglio o un pochino peggio. Non credo che bestia sia abile al colato. Allora, il pozione veleno me la piglio io. Destrezza minore se la piglia, sì, però bestia, sì, ho capito, ma usciamo di qua. Ah, c'è anche reparto rune. Selezione equipaggiamento. Ho capito, allora praticamente le rune si equipaggiano a quello che già abbiamo, però voglio aspettare qualcosa di veramente buono sinceramente. Lei c'ha due pozze, lui c'ha una pozza, lui c'ha tutte le pozze nuove, io c'ho il veleno. Posso bere il veleno? Sì, non mi ha fatto niente, se la tirava a terra forse no. Ma forse col tempo. Se mi sto curando col tempo, ottimo. Allora, bestia, lei mi vada, non vada avanti, mi vada qui. Lei mi vada qua. Anzi, dovremmo andare avanti l'evocatore, che non lo faccio mai perché è quello che non mi deve morire, però. È quello alla fine più corazzato. E che può fare anche danni. We leave corpses to warn you away, but still you intrude on our rest. Va bene, questo ci lascia i cadaveri in decomposizione come avvertimento di chi maestro stia parlando. Qui abbiamo detto che abbiamo un'informazione per il suo maestro. Spiega, dille che i magisti hanno compiuto dei rivoli sfatti. Children playing with toys. Non gli importa nulla, vabbè, insomma, a volte combatte. Combattiamo. Quanti siete? 3, 4. Allora. Ok, non ha colpito quell'altro. Tutti arcieri? No, due arcieri, un mago sarà un. No, due sparaccini e due arcieri. Quindi. Ok. Non capisco perché mi devo trasformare in qualcosa. No? 10 di armatura magica per 3 turni. Mi hanno già levato tutto, ma mi hanno già spogliato. Io faccio piovere, però mi sa che non è il momento giusto. Io non faccio manco più un cavolo di danni. Che fa?
addormentato, ottimo. Questo è un po' troppo zuzzurellone per i miei gusti, eh. Allora, no. È tostarello questo. Non so mica se ce la facciamo. Wow, tutti a me, ma che volete? Allora. Bello, non l'ho mai fatto questo. Armatura magica, vai. Vai a quel paese. Vai a quel paese. Tutto bloccato, ottimo. Anch'io sono un furbone. Posso far esplodere. Non la sto giocando molto bene, ho fatto un po' di errori brutti. Niente. Sta prendendo da tutti. Bene. Sì, va bene. Poi pollo. No, mi picchiare da pollo, vigliacco. Ad allontanarmi, almeno l'altro arciere non mi becca. Comunque qui non la vedo easy, eh. Contagio, e questo c'è ancora un botto di armatura magica, però non va affatto bene. A lui. Ma lui scende, non credo ci prenderà da qua. Eh sì. Bravo. O è attaccata al culo o non gliela fa, eh. Niente, blocco magico. Mi scordo sempre sto benedetto blocco magico. Vai, e io sono il primo a morire come sempre. Tosti questi, altro che... magica. Allora, ripristina quindi di salute, io sono messo... Ma qui siamo messi tutti abbastanza male. Se stesso
Allora, contagio, danni fisici. Mi sembra un po' sprecato per lui. Però... rimane con 3. Ah, mi sono ammalato anch'io. Non muore? Porca boia. E qui se esplodo... che fa tutti. Che fa tutti però. Siamo a pecoroni. È scesa dal torciere. Paralizia bersaglio selezionato. Fisici. Quindi l'ho paralizzato. Non posso fare altro? Ma è porca maiala, ma si è paralizzato, si muove. Ma che paralizzato è? Ok, lui non fa niente, per fortuna. Sedia armatura magica e... si è un po' tutti male. Mi sembra abbastanza tutti male. Con lui questo si addormenta. Sì, c'hanno anche loro quella magica. Porca buona. L'ha addormentato, ok. Faccio ancora 2 turni. E sta lui. Adesso se lo colpisco però lo sveglio. Allora quasi quasi vado là. Anzi, senza colpirlo. Sta. Qualcuno mi ha detto non credere che io non ti veda. Basta focussare solo lei. Poverina. Allora. Ecco, si è svegliato. Però spariamo con queste torrette, non famo finta. 36 di fisica e magica. Io magica ce l'ho tutta. Su di lui. No, non è messa maluccio. Di nulla.
Complicato sto scontro, pensavo fosse più sempliciotto. Morte. Allora. Devo per forza bere, non mi muovo perché sennò mi colpisce. Tanto 25 non glieli facevo. Su con queste torri, andiamo, fatelo fuori. Su, a lui. Ma vabbè, allora l'ho fatto apposta però. Guarda, con tre. Non si può. Cioè ragazzi, c'è tre tutto intorno e sparano tutti agli altri. Morirai? Porca boia, solo 200? Tutto questo casino? Allora, il contagio è danno fisico. Top, pigliatelo tutto. Che fai pace mentale adesso. Allora, lei è messa maluccio, quindi niente, te la tieni paralizzato. Ottimo, ottimo, ottimo. A casa pure questo altro pollo. È stata dura ragazzi. E l'unico bischero morto, indovinate un po' chi è? Io. E unitevi e tiratemi, arrestatemi. L'unico bischero morto. E se mi dà le pergamene ti resto però. Va bene, facciamo una cosa, la cosa più importante. Tanto che non ci sono altri, perché non è che mi fido molto io qua. Capito, ma quello che ci rompiva le balle non c'era niente? Il senso dell'aria. C'è un combattimento abbastanza tosterello e poi non ci dà manco il manico dell'ombrello. Ragazzi, lo devo restare, mi date lo zaino suo, tutto grazie. Oh. Da poi l'ho finito. Che crepo sempre io, non c'è diversi. Ah, meno male sono avvelenato. Aspettate un attimo, ma intanto se vi volete curare voi, se non vi fa schifo. Chi è quello messo peggio? Lei, la signorina. Sembra che lo dà a tutti, invece mi sa che lo dà solo a me. Io ho recuperato. Eh sì, c'è la coroncina, ma è sempre il primo a morire. E poi lo rifaccio a me. A due turni come li considero, dato che adesso non siamo in combattimento? Ah, così come facendo passare il tempo, semplicemente. Ti
nano, godi. Allora, e anche questi li abbiamo sistemati. Salviamo. Non vorrei mai rifarlo 20.000 volte. No, questo è già vuoto. E tutto questo casino non è che mi interessa. La storia mi interessa derubare. Tutto questo casino è per, solamente per derubare il prossimo. Non avete ancora capito. Ci sono altri due nemici. Non ce ne ho più di due. Altri scheletri, madonna però. Che fa scava? Guarda, due dovrebbe essere sbrigativo, eh? Allora. Niente, tanto per il momento. Sì, sì, eh. Non ci inventiamo cose strane, vocazioni, che poi magari certi attacco critica, te pareva. Guarda, guarda sto maledetto. Io faccio solitamente pioggia. Infatti che vabbè, tanto c'ha lo scudo, inutile glielo faccio. Natura magica non mi serve. Comunque per il momento sono in tre. Spunterà anche il quarto. Gli altri siamo troppo appiccicati, ragazzi. La madonna. Più che altro vorrei tirare giù lui perché mi sembra quello più... pericolo di infusione con l'acqua. Quindi gli darà bagnato. Ok, allora, la catena, per il momento non la faccio questo. Vediamo se forse l'addormento oppure fisici. Questo però va sul fisico, no? Leva questo, gli levo l'armatura magica e poi io posso fare questo. Ok, perlomeno sta buono buono. Io non credo che mi venga a colpire, però, sinceramente. Quindi aspetta. Cos'è? Mi ha stordito? Che sta? Ma lui che si era svegliato? Natura magica, guarda dov'è. Congelato, ottimo. Dai, cerchiamo di far fuori lui che mi sembra quello un pochino più pericoloso. Vabbè. Allora, ripristina salute, lei ce l'ha un po' bassa,
e termina. Buono. Poi adesso faccio la catena a lui, perché allora la catena si basa sul armatura, contrasto dell'armatura fisica, quindi la catena non gliela posso, però questo gli dovrei levare un po' di armatura fisica e la catena. Vediamo un po' se, anche se c'ha 7. Niente, perché non gli abbassa, non gli abbassa quella fisica. Comunque alla fine c'è da levare sempre tutte e due. Oh. Per forza. Armatura magica. Il problema non è l'armatura magica, ma anche se lei non ce l'ha più. Questo come scontro non è easy, perché siamo tutti un po' troppo vicini secondo me. Sì, però tutte le volte lei lancia, ne lancia due, eh. Non è che sia tanto. Allora, chi è quello messo peggio? Nano? Io questo non l'ho capito. Come cavolo funziona? Questa può far qua, no, però c'è solamente lei che è leggermente giù. Cinque, mamma mia. Quanto poi fa schifo con 5. C'è mezzo. Paralizzato. Danni fisici e paralizza il bersaglio. Mamma mia, sono tutte e due ancora belli pieni. Perché? Non l'ha paralizzata, bene. Perché c'è ancora l'armatura fisica, ho fatto una cazzata. Posso muovere. E posso fare l'armatura magica. Non faccio solo lei. Sono anche altruista. Stordito, ottimo. E mi curo. Comunque i totem sono una delle cose migliori. Allora, io questo lo posso fare solamente su di me. Sì. Qui è stordito, non vorrei risvegliarlo. Ok, no.
contagio. Si può contagiare e addormentare. Se non... Mule addormentamento, bene. Allora, quanto ha? 45. Allora, forse lo ammazziamo lui. Che così poco? Ok. Tutto questo casino è per 200 piedi poi, eh. Facciamo di un milione. Dov'è quell'altro rimbecillito? Eccolo qua. Minchia, ma che c'ho addosso? Siamo più a fuoco tutti, ma siamo nell'acqua! Porca boia. Allora. 10 a 15. Sempre totem devo fare. Ok, questo è andato. Ora ci leviamo di qui. Non ci arrivo. Incoraggiamento per tutti. Bisogna cercare di uscire qua, però. Non posso, paralizzato. Termino perché non ci arrivo là. Ah, è scoppiato. Scappetta, maledetta. Niente, perché lei c'è sempre un botto d'armatura magica. No, siccome te sei un po' troppo furbino per i miei gusti, che pezzai non valido? Niente. Posso far piovere? No. Sono immobilizzato. E posso fare scudo magico? Chi lo faccio? Il nano ha messo quello un pochino peggio. Dov'è che manco lo vedo? L'ha messo a tutti? Bene, bene. Menate, menate. Poi posso fare la salute. Ho 15 di salute e 6 di magica. Io lo farei a lei. Tanto che te menano. Te puoi muove? No, mi sa che ancora no. Critico. Sa che va a finire male pure per te. Posso muovere? Sì. Ma posso esplodere?
Che botto che ha preso! Riparazione, vieni, vieni! Guarda che riparazione, vado io a riparazione adesso. Vieni, vieni! Vieni, vieni! Riparazione. Pioggia, pioggia! Beh, non è stato complicatissimo, però neanche semplicissimo. Abbiamo un po' sofferto, Bestia. Vabbè, poi ci racconterai quando sei guarito, Allora. Bello, non trovare mai niente. Oh, bastone nanico, un altro. A parte che avevamo ricominciato, quindi ce l'aveva levato. Quindi diciamo che il loot l'abbiamo trovato qui. Anche qui l'avevamo già trovata, però da un'altra parte, non con questi. O forse erano questi. No, no, erano questi, sì. Perché mi ricordo il piccante del tronco, che era un po' atipico. Erano questi allora. Cantesimi. Una lingua di terra. Sta attenti anche al capello. Lingua di terra. Ok, salviamo anche qua, ogni combattimento c'è da prendere il vizio a salvare. Allora. Però comunque non male come loot, ma se fosse un pelino meglio. Mazza nanica grande, però questo mi sa che ha due mani, quindi niente. Lingua di terra, 6 di fisica, 10 alla terra e 10 al veleno. Siccome lui sta subendo un po' troppo, la mettiamo a lui. Poi nanico 10-12, beh, meglio del mio 9-10, e la mia la mettiamo a lei 9-10-6-8, che era anche abbastanza basso. Poi bacchetta. La bacchetta no, perché la bacchetta la potrebbe tenere l'evocatore, ma c'ha questa spallina qui che a me piace. Ok. Poi ci aveva dato un incantesimo. Chi l'aveva preso l'incantesimo? Bestia. Sarà stata la pergamena di ghiaccio? 24, 16, 36, 25, no? Vabbè, insomma, se l'hai preso te la lì. Ok, anche questo l'abbiamo superato. C'era altro qua? No. Cadaveri. Diario di un granatiere, avevo letto di un giardiniere. Poi li leggeremo, piano piano. Ordini di Dallis, l'avevamo letto anche prima, però abbiamo dovuto ricaricare. Quindi non li sto a rileggere. Ok, ci riporta di là. Praticamente questo era il punto iniziale che avevamo saltato. Allora, noi dobbiamo andare da... Ah, qui c'è il vendor. Adesso il vendor a sto giro ci dà qualcosa di buono.
Beh, l'uomo incappucciato, questo l'abbiamo già visto. Dice che sei orgoglioso, ok. Sì. Allora, lui c'ha la mazza, ecco, la mazza nanica grande, che ce l'ho anch'io, 343, giusto? È identica. Se noi la vendiamo, 42. No, e questa è leggermente inferiore. Vabbè, però, 42 è veramente pochino. Noi gli vendiamo questa che non ci serve. Questa io non la uso, mi dispiace perché è carina. Le mutande, no, le mutande puzzano come se avessero saltato ben più di un bucato. Le mutande è il mio trofeo. Non le venderò mai. E basta? Non c'è altro? Cavolo, soldi? Quanti ne ho? La ceppa. Bene. Lui ci avrebbe questo comandante delle maree, che non è male. Scudo, vabbè, lo scudo ce l'abbiamo bellino anche noi. Più un baratto. 13, 16, 15, 18. Sutura arcana. A me questo piacerebbe, però 1364. C'è proprio una rapina, eh? Allora, facciamo una pausa. Vediamo gli altri cosa hanno. Allora, te da vendere c'hai questo. Questo. Vabbè, non mi metto a vendere i pomodori. Non mi sembra il caso. Pergamene no, possono sempre servire. 9-10 il bacchetto si può vendere, tanto non la uso. Lo scudo ce l'abbiamo uno migliore. E questa, se c'è tutto te, potevi venderti allora. Questo pure. Ma non ci dà un quattrino lo stesso. Questa è rotta. Magari la ripariamo, potrebbe essere buona, che è quella che ci ha dato il personaggio là. Magari riparata è buona, chi lo sa. Niente, le rune ce le teniamo al momento. Solo questa roba qui, soldi. L'ho. Tre spiccioli di numero. Vabbè, mi sa che lasciamo perdere, però. 54. Cavolo. Mi sento quasi ricco. Allora. Piatto. Scusa, quanto fa? 210. Però non sei neanche ladro. Sai che ti dico? Puh! Io non ti vendo nulla, perché mi pare che mi stai un attimino a rapinare. Ma un attimino, eh? Quando c'ho soldi ci vediamo. Ma piuttosto li vendo a qualcun altro. Cioè, capito, quando devo comprare è un massacro, quando devo vendere non vale nulla. Com'è? Cosa contorno, eh? Allora, dove andiamo? Noi dovremmo andare a trovare qui, ce l'ha indicato sulla mappa, però non so dov'è. Cercatori feriti, nascondiglio, ingresso della caverna. Potrebbe darsi che l'ingresso della caverna, bisognerebbe andare a vedere qua Gawain.
Però devo ritornare a Forte Gioia. Non è che c'ho grande... Che è successo? Anzi, non famo casini, eh? Non è che c'ho grande voglia di ritornare a Forte Gioia. Anche se siamo più forti rispetto a prima. Io so cosa dire di questa caverna. Lo so che magari non mi compete, però... No? Non devo andare di qua, liscio... Cos'è? Partita salvata, aio. Quando c'è la partita salvata vuol dire che siamo nelle peste. Che è un teletrasporto? The serenity in the eyes of the granite statue seem to infuse the air around. Va bene. This place feels like a refuge from all harm. A place where fortune favors the fleeing. For the first time in what feels like forever, you feel safe. You know this is the statue's gift. You know the feeling. Chiudi gli occhi e ringrazia silenziosamente la statua per il fugace dono. E chiudo gli occhi, qua mi levano anche le mutande. Non è che... Eh sì. Vabbè, io vado a piedi perché di queste non mi fido dei trasporti di oggi. Queste diavolerie moderne. Che ho già saccheggiato, quindi ci sono già stato qua. Quindi, pericoli non ce ne dovrebbe essere. Faccio del sangue, ma è normale. È tutto normale. Ah, condotto fognario. Salvi troppe volte, amico mio. Non mi fido, guarda, salvo pure io. Perché? Meglio aver paura che buscanne. Sì, però fatemi rubare, che è la missione principale di tutto il gioco. È la ruberia. Ecco, non c'è niente. Ma c'è qualcosa? Guarda, le conchiglie al momento non ho tutto questo interesse. Andiamo. Ho visto qualcosa. Vabbè, sono anche tornato indietro. Forte Gioia, prigione. Ecco, perfettamente dove non volevo andare. Che bello. Oddio, oddio, ho capito qua dove siamo. Ci credo che ha salvato 700 volte. Perché qua ci moriamo 7 milioni di volte. 68 136, 111 98 168, più queste bestie, e più un'altra bestia, più questo, più a mia nonna Ancariola. Oh, io ci provo. Allora, al limite si muore, tanto abbiamo salvato, ragazzi. Tutti separati, che separati siamo più uniti, e che la separazione fa la forza. Dobbiamo metterci in un punto che noi becchiamo loro e loro non ci beccano a noi. So che accadrà esattamente il contrario, perché conosco sto gioco ormai, capire che loro trovano tutte le posizioni per beccarci e noi siamo sempre nella posizione in cui non li becchiamo male. Bene, e adesso colpirò lui. Con... E la fai? No. Allora, bestia, devi andare qua, fare un tiro a ciambella,
No, io si apro qua, è finita. Allora, prova a attaccare lui. No, è scendato a pallone. No, porta con lui. Non dire a bro. Qui, devi far finta che è chiuso. A parte che non è chiuso a chiave, quindi entrano. Posso chiudere a chiave? Allora, andiamo a parlare, andiamo al suicidio. Facciamo l'ignorri. Siamo nel parco giochi dello spogliatore. Dolce scoiattolo. Volevo solo rubare. Dolce scoiattolo è un po' anche frufru questo, però, No, non essere scortese, perché questo... Finalmente un umano a suo agio con il contatto fisico. Avvicina e strettona gentilmente la sua guancia. Ma no! Ma che ci sta pure Finn, eh? Col frufru? Tesoro, che è frufru questo? Piccolo segreto. Non dica sempre così. Ah! E fai come se fossi a casa tua. Ma che sei, che parenti di Michael Jackson questo? Di che questo posto puzza di sangue. Chiedi che non c'è niente. Chiedi se non c'è nient'altro che vuole. E di voler partire immediatamente. Per dove? Dove vuoi andare? Di che puzza di sangue? Ma leggermente, qualche macchiolina qua e là. È un piccolo, il mio parco giochi. I suoi giochi lasciano il segno. Dice quelle, anche quelle povere creature sono state compagne di giochi. Ma fregatene te, non... È necessario di togliere i volti dai cadaveri perché è così difficile da capire. Si sta già incavolando. Eccolo. Non lo sapevo, ma stavo zitto. Te sei chiuso, non puoi fare niente. No, invece rompe tutto questo. Allora. 111.98, questo è pieno di tutto. Io per ora vado con il basico, tanto se faccio qualsiasi altra cosa non serve. Buono, te buono, te calmo. T'ha pure ingabbiato. Questi quando escono mi linciano. Quindici. Buono, te buono. Ma quanti sono? Vabbè, qui siamo morti, eh. Ve lo dico, preparatevi. Ma proprio candidamente. Qui posso andare di basico, ma non gli faccio niente. Dieci. Questo non gli fa niente perché c'è sempre tutte le armature, quindi è inutile sprecarcele. Undici. Undici. Pia tutti. Tacci su. Allora. A parte che se lo facevo di qua si legava pure col terreno. Mancato, bravo. Bravo, arrabbiati con lui. Che fa? La ballerina? Sì, questa c'ha pure l'autoteletrasporto.
Vai, tutti congelati. Yuhu. Vabbè, qui. Poi tutti insieme, tutte le volte ci becca tutti insieme. Questo uscirà in 3 turni. Molto probabilmente. Ci siamo messi leggerissimamente male. Leggerissimamente proprio. È finito. Lo posso rifare? Non l'avevo già fatto? Vabbè, qui è impossibile in 4. Che roba è? Ammutolito. Sono pure forti, non è neanche da dire che sono tante, sono pollo. E anche sta forma del pollo la. Non posso fare niente. Ehi, c'è Goku. Non so che diavoleria è questa. Lui uscirà? È uscito, infatti. Ah, ma è con noi, è contro di noi, cioè è con noi? Paralizzato grande. Sì, preso, bloccato. A parte che sono pollo. Fa tutto assi. Allora, io so pollo e so pure fesso. Ah, si è infreddolito. Ma io sto a fa niente. Mi vuoi fare qualcosa pure a me? Che bello, sto guardando la live di Mighty Max. Che bello. Che fa? Pensavo se la mangiasse. Vabbè, mi ha spostato, tanto se mi colpiva mi sa che morivo. Sicura pure. Oh! Ma io non ci sto a capire niente, quello colpisce quell'altro se... Quando posso fare qualcosa pure io? Mi avvisate, me lo dite? Ah! E certo, passo io di lì 4 colpi, mica uno. A Danny ne 4 e a lui 1, perché? Che casino. Oh, tocca a me? Che strano. Contagio sul contagio e sui fisici, quindi lui se lo becca, però se lo becca anche lui, però magari dove l'ammazziamo. Aia, con questa roba ha ammazzato anche il suo. Ci starei più niente, qui si ammazzano tutti tra di loro. Allora, lei sta per schiattare.
Ecco, ma non a lui, perché è l'unico che non dovevi. Colpisce anche il... Io non ci sta capendo. Ha colpito anche il suo. E tutti contro tutti. Io sono morto, come sempre. Basta, vai, già fatto il tuo. Bravo. Sono tutti malati qua. Quindi se ammazziamo lui forse ce la facciamo. Che casino. È morto. Però mi sa che questi ci vengono pure incontro. Cioè, non sono nostri amici. Come pensavo. Infatti questi ce l'ho alle spalle. Mi sa che non è un caso. Allora, di salute sarei anche a posto. Il nano è un po' in difficoltà. Quindi io vorrei pure evocare qualcuno. C'è uno più vicino? Grandi cose? Ce la fai? Non posso esplodere con lui. Purtroppo. Allora, totem, totem in continuazione, totem in continuazione. E lui mi attaccherà, ma... Qui colpisco tutti. No, forse no. Non ho colpito, ho colpito solo lui. Ma che roba brutto! Tutti ammutoliti! Picchialo! Chi sta? Dai che è quasi morto, dai che è quasi morto! 12! Ancora? Eh no, mi dà delle false speranze. Malato. Abbiamo di tutto addosso. Allora, ok, 1600, eh. Infuriato. Ma noi, questa ritorna, però c'ho poca vita, a meno che non si cura. Bagnato. Sta alla signorina, signorina. Un golem di carne, lei potrebbe recuperare vita, ma non è un problema per adesso. È full vita. Stordito, buono. Lui si potrebbe anche colpire, anzi l'addormenterebbe anche no. Perché preferirei che eliminasse lui. Però se faccio questo sono full vita. Vabbè, lo faccio su di lui. Speriamo di non svegliarlo. Ok. 24. Intanto lo abbassa. Il turno dopo credo che comunque morirà. Ancora totem. Io ha levato tante però. Totem, focussate lui. Un altro, perfetto, 800, mica male, sta a lui. Allora 28,
Io potrei anche esplodere qua, sinceramente. Non ce lo faccio. Buono. Basta, basta. Quante cose vuoi fare? 4. Ok. Adesso ne manca uno, che è questo, però. Con tutto il bene che ti voglio, ma penso che non ci arrivi. Noi lo aspettiamo, no? Tanto lui viene a corsa. Non ce la fai, no, no. Troppe cose. Bagnato. Buono. Abbiamo vinto? Come al solito l'unico morto sono io. Va bene, comunque mi sta benissimo. Ok, pensavo in realtà, ragazzi, che non ci si faceva. Io crepo sempre, però. Strappa facce, ottieni un volto sfogliato che puoi utilizzare per cambiare aspetto. Come fa a esplodere il bersaglio? Serve a rimuovere alla perfezione i volti dei cadaveri. Se tu chiedi a quale scopo, è presto detto. I praticanti di Arca Arcana utilizzano per creare e mascherare molti fuochi. Ma in che senso fa esplodere il bersaglio? Se lo leva esplode? Poi, castità 8-9, pugnale, che si chiama castità, è un po' pericoloso. Applica sanguinante per un turno. Può colpire alle spalle. Vabbè, io non lo uso purtroppo. Rabbia dei golem. Astine, ma questo, cioè, ci credo c'ha dei problemi. Mi chiamava tesoro, amore. E ci credo. Applica mutolito per un turno. Può colpire alle spalle. Insomma, bella. Mi sa che si vende tutto, però. Ci credo che chiama amore. Mi sa quant'è che non praticava, poverino. Uno. C'è un altro. Due denti. Cioè tutto sto casino per due denti. Un occhio. 30 monete. Sembra giusto. Allora, adesso questa area qua è mia. Oh, questo che fa? Danni? Sì, poi poi. Parco giochi. Nerland. Ah, dopo ti rianimo, Fenice. Gamba, ce la portiamo come ricordino. È sempre comodo. Ma io ho capito tutto questo casino, no? Mi vuoi dare una ricompensa bellina? Torso deturpato. A parte tutte queste cose allegre. Mi vede a qualcosa? No. C'è tutto questo casino, no? Per... niente, dammi qualcosa di. Nelle gabbie non c'è niente. Questo è un teletrasportino. Sì, sta a guardare, sta a guardare. Bello, niente. Ci dovrebbe avere un po' di fortuna, ma mi sa che lui. Dai ragazzi, però un pelino più di soldi e un pelino più di loot io l'avrei messo a questo gioco qua, che è un capolavoro, però cioè tutta sta fatica non mi dà niente. Oh, un cavolo. Sto nebbiume.
Poi magari l'unico punto dove dovevo andare a guardare non ci sono andato. Come minimo, ma mi sembra che non ci sia altro. Qui c'è un po' di bare. Non ci sarà niente, come al solito. Elmo magico, si è scuscito. Elmo magico che poi è anche di basso valore, 4-5. Va bene, e noi qui abbiamo fatto. Andiamo a recuperare Fein, che però abbiamo finito le pergamene. L'unico che muore, ragazzi, so io. Di tutto il gruppo, il più dovrei essere quello più forte, che dovrei essere quello di base. Invece sono sempre io quello che, il pirlone che crepa. Poi l'abbiamo finita, ce n'è più una, eh. Dai. Qualcuno c'ha un goccio di veleno? Questa che è il veleno? L'anticchia di veleno? Non c'è più il veleno una volta. Allora, di qua cosa troviamo? Perché... ma qui c'è anche altra gente, monaco silente. Ma mi sa che questi non attaccano, però. Oh sì. No, io vi lascio stare nel dubbio. Qui ci siamo già stati. Praticamente siamo ritornati non volendo, siamo ritornati a Forte Gioia di nuovo. Ok. Quindi niente, portavano qua. Quindi a questo punto... io qui ne esco perché non vorrei sbucare in qualche posto per errore e poi succede il casino. Ci tocca morire un'altra volta. Ma niente, pensavo che ci dasse un bel po' di roba. Invece mi sembra che non ci abbia dato un cavolo. Io ho guardato da tutte le parti. Vabbè, comunque abbiamo vinto, già è buono. Allora, salviamo. Allora, noi andiamo a questo punto, dato che siamo qui, siamo la volta opposta. Luogo di riposo del sognatore. Andiamo a vedere questo che cos'è e poi andiamo da Gawain se lo troviamo. Perché secondo me non lo troviamo. Troppo facile. No, qui è chiuso. Ragazzuoli. Che giro c'è da fare? Perché il ponte levatoio in realtà si potrebbe abbassare, però c'è da affrontare un monte di gente qua, che qua c'è pieno. Quindi io faccio così e gli do il comando. Che posto è? No, ma neanche mi interessa qua. E poi noi dove siamo? Che manco mi vedo. Vabbè, andiamo direttamente qua. Guarda che pensavo di essere vicino, invece siamo lontani. Allora, noi siamo qui.
E lui dovrebbe essere all'interno qua. Bel casino. Un bel casino. Noi qui si potrebbe anche raggiungerlo, credo, da qua. Qui si dovrebbe passare. Andiamo a vedere che strada fanno, però. Perché questi, c'è alcuni punti dove non possiamo passare. Ladro. Ok, era vicino. Allora, io sono mezzo morto, però. Cioè, non mezzo morto, sono mezzo morto di mio. Però ho poca vita. Nano, nano, deve essere curato. Dov'è il nano? Evocatore fa tutto, evoca, cura, fa tutto. Per fortuna c'è lui. Io non ho polse di veleno. Sarà anche per quello che muoio sempre. Mi è venuto il leggero dubbio. Non vorrei che fosse per quello. Però pozzi dove le compro o me le faccio. Però i funghi non è che li troviamo così, perché poi è un fungo solo che fa il veleno, non è che tutti i funghi fanno il veleno. Cioè, abbiamo una sfilata di moda, gambe, mani, sacco di gambe. Che ci faccio poi? Più una negromante, attenzione però, più una negromante non l'avevo visto. Si levi, bestia. Si levi un attimino. Più una negromante, a lei serve. Poi non so se più una negromante serve solo per studiare più pergamene o semplicemente ti aumenta anche il danno. Esce a 2-5, 5-4. Però faccio più danno. Esempio, 18-20. 18-20, no, assolutamente no. Brutta però così, mi garbava di più prima. 2-5 idrosofista. Mi sa che gli altri sono messi tutti meglio comunque, sì. Ma questo che cos'è? Ottieni una volta scogliato poi sostituire per cambiare aspetto. Ma questo dove va messo? Qui? Ma è un attrezzo. Ma se noi lo utilizziamo, cioè, sto pensando, se io rimuovo la faccia di quello qua ammazzato che mi diceva tesoro e me la metto io, non è che poi mi scambiano per quell'altro? Sarà possibile una cosa del genere? E magari mi infiltro. No, non credo. Ma non credo.
Sì. Poi fa un tentativo, ragazzi. Io non credo, cioè sarebbe troppo spettacolare una roba del genere. Ah no, questo è un altro ingresso che avevo. No, questo è uno e non c'entra. Vabbè, ora l'ho perso, va bene, poi vedremo più avanti. La prossima volta vediamo se funziona questa cosa. Non credo. Allora, il problema è che sono molto molto morto. Dai, ancora. Oh, non si sveglia più. The dog is blind. Has she considered your sorcerer? You c'è. Allora qua bisogna fare molta attenzione. Sono già lì, ragazzi. 1, 2, 3, 4, 5, no. 68, 68, 68, 68, 136 tutti. E lui è una bestia. Più questi, no, ragazzi. Dov'è Gavin? Allora? Scusa, qui il combutta con l'ogro? Ma che com'è? Secondo loro come faccio a battere 4, 5, 6, 7, 8, 8 persone? Con che armata? Ma sono pazzi. Impossibile fare sta cosa qua. Non pensavo fosse così tanto. Ma il condotto fognario è qua. Possiamo levarle. No, vorrei levarlo. Allora facciamo quel tentativo lì che ho detto io, perché combatterli qui non si può, cioè è proprio impossibile, quindi bisognerà usare un'altra tecnica. L'unica tecnica che mi viene in mente è quella di indossare, mi sembra strano, sembra un po' troppo contorto, però oh, dato che siamo andati là non ci ha dato praticamente niente, magari lo scopo era quello. Era lui. Allora, usa la spada del bersaglio, ma dove la devo mettere? Non è equipaggiabile. Come lo uso? Utilizza abilità.
quindi dov'è? Non me l'ha data mica. Eccolo qua, disumano spogliato, che è generico però. Dai, non mi dica che non me lo posso mettere. Una testa mozzata? No. Con questo? No. Non credo. Con gli occhi? No, ci poteva stare con gli occhi in realtà. Occhi, denti, rifacciamo un viso tutto nuovo. Sto provando a casa, ragazzi. Mi informerò. Perché se te lo fa scuogliare, ci sarà un perché. Non è che te lo fa scuogliare e poi dici, vabbè, c'è una faccia, non ci fa niente. Ma io non è che posso combinare per caso un corpo. No. Sinceramente non ne ho idea. Questo si può combinare con qualcosa, ma sapere che cosa. Aggiungi alle merci un via fein. Vabbè, non penso a cambiare niente. Boh, forse combinare questo con l'apparecchio stesso. Idea, ragazzi, proprio. Però se l'ha strappata, poi guarderò sulla wiki, ma se l'ha strappata a qualcosa serve di sicuro, non è che te lo fa per niente. Ma quindi me lo fa su qualsiasi creare, tipo vado sul golem. Una bestia, bella, quanto disegno. Sul golem no. Perché si vede non è umano. Su questo non me lo fa rifare perché l'ho già fatto. Cosa strana, questa è proprio una cosa strana. Voglio vedere se me ne dà uno diverso oppure sono tutti uguali. Viso squagliato, no, è generico però, perché non ti dice di chi. No, viso squagliato, non li mette insieme. Qualcosa servirà, forse per fare i golem stessi. Potrebbe essere, ragazzi.
cosa parecchio sana. E comunque, dato che bisogna andare da questa Darwin, e dobbiamo stare all'interno, quindi ce la dobbiamo rischiare. C'è niente di particolare. Pensavo fosse piatta anch'io. Siamo nel 2019, caro ragazzo, e ancora oggi c'è chi crede che è piatta, quindi. Rubo. Però c'è una spada. Pacchetta scarica. Appunti. Allora, pacchetta scarica. 6-7, mazza. Stia. E appunti. Che bel trucco ha scoperto Dallas, li rende così allineati, così volenterosi. Il mio parco giochi è un messaggio ricco di divertimento. Una volta che sei morto, lei sarà felice per i progressi che ho fatto. Nessuno piace giocare con uno zombie, dopotutto un minimo di volontà deve rimanere, altrimenti trova divertimento. Hai finalmente ragione, peccato che adesso non ti diverti più. Perché ti ho spogliato la faccia. E io sono il buono in tutta questa avventura. Chiave della gabbia del golem, bestia. Corazza di ghiaccio, avevo letto carezza, corazza di ghiaccio, bastone da identificare, uno. E l'altro scuro, sei via tutto. Allora la lente ce l'abbiamo. Speriamo sia buono. 13-15 di acqua, 1 di intelligenza, 1 di evocatore, 30 danni da fendente. Questo va a lui, purtroppo. Purtroppo va a lui. Lui sta diventando fortissimo, io sto diventando un minchionissimo. Ah no, ma è bastone. Un bastone a due mani. Cambia tutto. Allora, dato che lei comunque la mettiamo a lei, dai. Forza insufficiente, perché vuole 11. Ma noi te la mettiamo subito, perché c'hai due punti. Forza. No problema. Io ho questo scudo e questa. Magari questo non lo vendiamo, non si sa mai. Quante volte si tornasse indietro. E questo e questo lo voglio utilizzare che sono troppo forti. 24-16, 26-18. Quindi meglio questo. Poi ha preso corazza di ghiaccio, ma ce l'abbiamo già. Idrosofista. E poi mi sembra che c'era un altro scudo. Freccia d'acqua. Allora era questo lo scudo. Vabbè, è diventato anche più figo. Ah no, lo scudo era questo. 36-25. No, eh. Non facciamo casini. Va bene. Quindi abbiamo passato lo scudo e la spada. Spada splendida, sarà splendida. Ok, qualche minimo errorino, ragazzi, ci sta tutto. Una volta è venuto in live Tiger, che è quello che ha tradotto il gioco, e gli ho fatto i complimenti perché ha fatto un lavoro di 14 mesi, ragazzi. Quindi si può solo che fare un grosso applauso al lavoro fatto. Va bene, quindi abbiamo trovato qualcosina di buono alla fine, non è andato proprio tutto perduto.
e noi diventiamo sempre più forti. Qui abbiamo già fatto, qua avevamo già fatto, qui abbiamo già fatto. Quindi niente ragazzi, ci manca quel pezzo lì da fare. Quindi gira che ti rigira. Siamo nuovamente qua ragazzi. E i monaci questi qui li lascerei stare perché non vorrei che si incavolassero una volta di troppo. E quindi niente ragazzi, io direi di concludere qua per oggi. E niente, domani facciamo Football Manager. Poi in settimana prossima iniziamo la carriera anche con FIFA. Devo fare alcuni test per vedere se che non mi dia problemi, perché l'altra volta ho provato a fare la live, però c'è il veleno. Ho provato a fare la live, però capitava che praticamente quando entravo in partita per giocarla crashava il gioco. Quindi devo vedere, la cosa dipende e devo un po' vedere. Molto probabilmente mi ci vogliono più RAM perché ne ho 8 sole. Sono 8 di base e 6 di scheda, ma secondo me sono poche, ce ne vuole almeno 16 di base. Però potrebbe anche dipendere magari da qualcos'altro, tipo Windows Defender, che quando entravo in partita mi faceva crashare il gioco. Devo fare un po' di test. Lui si è curato. No, si sta curando ancora. E quindi ragazzi, domani facciamo Football Manager, settimana prossima, se tutto va bene, cominciamo anche la carriera di FIFA. Comunque, giochi che io vorrei portare sul canale sono Original Sin, Football Manager perché mi piace un botto, FIFA, ogni tanto Dark Souls 3 e Project Hospital, che è un altro gioco che mi piace veramente tanto. Poi magari ci sarà anche qualche altro gioco randomico, vedremo un po', però di base vorrei che fossero questi. So che magari non sono giochi molto popolari, perché tutti vanno indietro ai giochi popolari tipo Fortnite, tipo Apex, tipo altri ancora, però io fondamentalmente preferisco giocare quello che mi piace, perché altrimenti non lo giocherei. E quindi so che sono un po' meno seguiti, però pazienza. Qui dove si andava? Non ricordo. Ah, di qua. Ok ragazzi, comunque niente, vi ricordo che la live su Twitch è alle 5:30 da lunedì al sabato, e poi alle 4 viene postata live il giorno dopo su YouTube, e più su YouTube posterò anche qualche gameplay randomico. Quindi niente ragazzi, ci vediamo domani, ciao a tutti. Anche troppo.